prima gara ufficiale del 2024 per il Città di Casalbordino e il 2000 Calcio Montesilvano, avversarie odierne al Comunale Casalese per il 19° turno di campionato. I giallorossi del Patron Santoro tornano in casa dopo due trasferte consecutive che hanno fruttato un solo punto e aspirano a confermare il positivo trend casalingo ritrovato dopo una incredibile sequenza di risultati avversi davanti al proprio pubblico. La situazione di classifica è soddisfacente per la truppa di mister Cesario, ma allontanarsi ulteriormente dalla zona calda non fa mai male. I ragazzi di mister Antignani hanno maggiore impellenza di fare risultato e devono necessariamente muovere la classifica per ridare ossigeno alle proprie aspirazioni di salvezza. Ma le prime avvisaglie sono tutt'altro che incoraggianti per la squadra ospite, che va sotto dopo appena due giri di lancette quando la felice intuizione di Budano mette in azione lo scattante Murga, lesto ad accarezzare la sfera e ad indirizzarla in fondo al sacco anticipando l'uscita dell'estremo avversario. Impatto inevitabile tra i due mentre il pallone rotola in fondo al sacco. Per Murga gioia per il gol, con qualche brivido per la propria incolumità. Per sua fortuna il bomber casalese esce malconcio dall'azione, ma riesce comunque a tornare agibile e, per dimostrare che non ci sono problemi di tenuta fisica, riesce anche a confezionare il raddoppio personale e per i suoi, che matura al settimo. In questo caso ottima intuizione di Ajdarević, che va a pescare il suo compagno di squadra, abile ad inserirsi tra le linee, a coordinarsi per trovare il pertugio e dosare la mira in area ospite con la sfera che va ad oltrepassare la linea di porta e a far gioire il pubblico di fede giallorossa. Il Montesilvano prova a reagire con la battuta in area di Capitan Maloku, murata da Sciarretta. Dal salvataggio del numero 3 di casa si innesca la veloce ripartenza di Budano, che va a rifornire il compagno di squadra Sernaz. Il metronomo casalese pennella dalla fascia sinistra per la testa di Finizio, che si fa trovare pronta allo stacco, sfera che termina per la terza volta alle spalle del malcapitato Ubertini. Il Città di Casalbordino ha già messo una grossa ipoteca sull'esito finale della sfida e siamo soltanto al 19°, ma il tempo residuale è ancora tanto e la truppa di mister Cesario non vuole correre rischi, cercando di rimpolpare ulteriormente il divario con le conclusioni a botta sicura di Mangiacasale, annullato dall'estremo rivale, e con la stoccata da limite di Budano, anche in questo caso annullato dalla reattiva opposizione di Ubertini, graziato poi da un calciatore casalese che sulla corta respinta del portiere avversario calcia oltre il secondo palo. Opara, finora spettatore non pagante della sfida, si fa trovare pronto per smorzare un temibile siluro ospite su palla inattiva e viene graziato da Mammarella, che sulla ribattuta calcia sul fondo da buona posizione con la complicità della trasversale. La gara rischia di riaprirsi quando il signor Pellegrino di Teramo deve intervenire per sanzionare Murga col secondo giallo di giornata dopo il fallo commesso ai danni di Zuccarini. Inevitabile il cartellino rosso all'indirizzo dell'attaccante del Città di Casalbordino, che lascia i suoi in inferiorità numerica per il resto della contesa. Il Montesilvano cerca a questo punto di approfittare della contingenza favorevole e poco dopo va a pungere con il destro dal limite di Ezzi, che si alza sopra i legni di Opara. Il Città di Casalbordino non dispera e l'inferiorità numerica non si percepisce affatto in questa occasione, quando Sciarretta spadroneggia sulla sinistra e permette poi a Finizio di calciare in area per Ubertini. Intervento ad alto tasso di difficoltà e porta ospite che riesce a non conoscere un nuovo dispiacere. Petito sull'altro fronte non crea patemi ad Opara col suo piazzato dal limite che si alza sul fondo. Nel finale i padroni di casa vanno più volte a sfiorare il poker della sicurezza con il diagonale dalla destra di Ciafardini, che sibila pericolosamente oltre il palo più lontano, col gran fendente di Finizio che si stampa sul palo e infine con la conclusione dal limite di Sciarretta, che nello sviluppo della stessa azione spedisce sul fondo nell'occasione che va di fatto a chiudere il primo atto. I discorsi si chiudono in effetti al riavvio dei giochi, quando i giallorossi mettono a referto il quarto sigillo di giornata. Ad entrare nel tabellino marcatori è stavolta Finizio, che gonfia il sacco dopo 6 minuti scattando con puntualità sulla verticalizzazione di Sernaz, che lo mette nelle condizioni ideali per scagliare la sfera in fondo al sacco. Il 2000 Calcio Montesilvano ha la forza per regalarsi uno spiraglio di sole nelle fasi successive. È il decimo infatti quando l'avanzato Piovani si fa trovare pronto a raccogliere il suggerimento dal fondo di Valerio e indirizzare la sfera nell'angolo più lontano. La rete riporta entusiasmo in casa montesilvanese e in effetti i ragazzi in maglia bianca hanno un buon momento a ridosso del quarto d'ora di gioco, dopo il primo intervento aereo che non crea problemi di sorta alla difesa giallorossa. È sicuramente più temibile lo spiovente successivo dello stesso Capitan Maloku, che prova a scavalcare Opara, ma quest'ultimo viene salvato dalla trasversale. Al 18° Petito viene messo in azione dalla sponda di un compagno di squadra,
e prova a scavalcare la corrente Opara con un pallonetto che non riesce ad ottenere, anche se di pochissimo, gli effetti sperati. L'uomo in meno e il risultato nettamente in ghiacciaia non scoraggiano il Città di Casalbordino ad essere sempre sul pezzo, e al 21esimo registriamo il temibile diagonale dal fondo di Sernaz che attraversa pericolosamente l'area di porta con la corrente Budano che cicca la sfera da spingere altrimenti in fondo al sacco da distanza zero. Ultimi fuochi del Montesilvano al 25esimo con il piazzato a rientrare dello specialista Petito che esalta le doti reattive di Spider-Man Opara. Nelle battute conclusive il Città di Casalbordino legittima il successo con l'ultima offensiva dalle parti di Ubertini che si oppone efficacemente al debordante Finizio, spina nel fianco della difesa ospite. Alla fine arrivano tre punti importanti per il Città di Casalbordino che inguaia ulteriormente il Montesilvano, ma inizia il nuovo anno nel migliore dei modi. Presidente Santoro del, anzi patron Santoro del Casalbordino, un inizio scoppiettante del 2024, un 4-1 che vi fa ben sperare un po' per tutto. Assolutamente sì, e abbiamo ricominciato bene col piglio giusto. Oggi la partita non era per niente difficile perché incontravamo un Montesilvano galvanizzato dalla sosta e dagli acquisti invernali. Siamo stati bravi a passare subito in vantaggio, l'abbiamo chiusa. Purtroppo l'espulsione del nostro giocatore ha fatto ingenuità, soprattutto il secondo fallo a centrocampo poteva risparmiarselo, ha fatto sì che la partita si riaprisse, però nonostante tutto non abbiamo ceduto, anzi le occasioni più importanti le abbiamo create noi, e quindi un 4-1 giustissimo che veramente dà tributo al grosso lavoro che hanno svolto il mister, il suo staff e tutti i ragazzi. Quindi forza Casalbordino e un in bocca al lupo grosso al Montesilvano di buon prosieguo di stagione, sperando che ce la facciano a centrare il loro obiettivo che è quello della salvezza. Solo un'ultima domanda, dove si va domenica? Domenica andiamo nella tua Fossa Cesia, scherzo, e sarà un'altra partita durissima perché è un derby e oltre ad essere un derby è anche uno scontro mors tua vita mea, quindi e in più ci andremo con due squalificati, quindi sarà una partita durissima. Mister Antignani, purtroppo non è il migliore dei modi con il quale iniziare questo 2024. Guarda, io non ho niente da dire, io ti dico solo una cosina. A parte che siamo asini, perché siamo una banda di asini, ma oggi guarda, col telefono in mano ti dico, ci sciacquiamo la bocca con Spire Dogso, Dogso, ovvero negare l'evidente opportunità di segnare una rete, che giudicate voi quello che è successo, anche perché si sono avvicinati a un mio giocatore e hanno detto o 4-1 o 4-2, se ti do il rigore o ti cambia, non ti cambia niente. Quindi per il resto poi la partita non analizzo io perché siamo una banda di asini. Non vuoi aggiungere veramente niente? Nient'altro, perché chi deve giudicare giudica.